La prosecuzione del piano è questa: quando avremo messo in sicurezza una massa critica di over 65, apriremo a tutti in maniera parallela. Ci ha dato la certezza che possiamo andare avanti in modo importante con la campagna vaccinale. Oltre a questo, quando riusciremo a raggiungere a livello nazionale una copertura sufficiente degli over 65, potremo aprire le agende dagli over 30 in poi. Così il presidente della regione Massimiliano Fedriga, a margine dell'incontro nella sede della Protezione Civile a Palmanova col commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, che era insieme al capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio e al sottosegretario Vanni Agava. Il commissario ha spiegato di voler sottoporre al vaglio del comitato scientifico un piano che preveda, una volta vaccinati gli over 64 e i fragili, l'apertura in maniera parallela con punti di somministrazione multipli a tutte le categorie dai 31 ai 64 anni. In questo modo diventerebbe realizzabile anche da noi lo schema anticipato dalla Regione Veneto, con vaccinazione dei sessantenni a maggio, dei cinquantenni a giugno e il completamento dell'operazione a settembre. Quindi vuol dire di fatto arrivare a gran parte della popolazione italiana, e io penso che nel giro di poche settimane si potrà raggiungere questo obiettivo. Oltretutto, la copertura vaccinale del Friuli Venezia Giulia, certificata anche dal generale Figliuolo, rispetto alle categorie oggi interessate, è tra le più alte in Italia. Figliuolo, visitando il centro vaccinale di Gemona, ha poi annunciato l'arrivo delle dosi di AstraZeneca sufficienti per i richiami. Non è necessario, ha detto, tenere la scorta, ma ha anche elencato i prossimi rifornimenti degli altri vaccini. Dal 28 aprile al 1 di maggio oltre 4.600.000 dosi, e a maggio ne avremo tra i 15 e i 17 milioni. Ma io sono più convinto che arriveremo verso 17 milioni e non 15, di cui la gran parte saranno vaccini Pfizer, poi avremo Moderna, AstraZeneca e Johnson. Importante oltretutto che sempre più cittadini aderiscono alla campagna, quindi oggi chi può vaccinarsi degli over 60 e chi non l'ha ancora fatto è giusto che lo faccia, perché più copriamo, più ci difendiamo e prima possiamo riaprire.